Isaia 40 dal 27, versetto 27 al versetto 31. Qui è già Dio che fa una domanda, inizia così: perché dici tu, Giacobbe, e perché parli così, Israele? La mia via è occulta al Signore e al mio diritto non vada il mio Dio? Non lo sai tu, non l'hai mai udito? Il Signore è Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca, la sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. I giovani si affaticano e si stancano, i più forti vacillano e cadono, ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano al volo come aquile. Corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Bellissima questa scrittura. Racchiude il segreto di tante belle cose che Dio ci vuole dare a noi. Ma qua la domanda è questa, che è Dio che inizia e parla attraverso questa profeta a chi? A Giacobbe. E quando Dio parla a Giacobbe, qui non sta parlando solo a una sola persona, qui in particolare sta parlando a Giacobbe, che poi fu chiamato Israele, a Israele, al suo popolo, a Israele, non solo quello terrestre, ma ancora di più a noi che abbiamo accettato il Signore e facciamo parte del popolo di Dio. E Dio fa una domanda, dice: perché? Perché dici tu, Giacobbe, perché parli così, Israele? Si vede dal contesto di questa scrittura, se poi a casa vi andate a leggere il resto, che Israele in questo momento si vede che stava passando un momento difficile, un momento di crisi, un momento di forse depressione o oppressione o scoraggiamento, al punto che il popolo di Dio stesso, che conosceva Dio, e lo vediamo anche da questa scrittura, perché dice il mio Dio, quindi lo chiama Dio, ma intanto durante questo momento esce fuori questo grido da parte del suo popolo, questa preghiera, dove dice addirittura: la mia via occulta e il mio diritto non vada più al mio Dio. Cioè non riesce più a vedere Dio nella propria vita e quindi si scoraggia certamente e un po' se la prende con Dio. Dice: dove sei tu? Non guardi le mie vie, non conosci quello che io sto passando. E quindi più che avere fede in Dio dubita: la mia via è occulta, la mia via è occulta. È caduto, come noi diciamo di solito, una persona quando passa questi momenti difficili, bui, di scoraggiamento, noi diciamo che passa dalla speranza alla disperazione, allora più che disperazione direi lo sconforto, e ha perso la speranza. Quando c'è lo sconforto si perde la speranza e la fiducia, crede che Dio non ascolti più e quindi che l'abbia dimenticato e che non si occupi più di questo popolo. E infatti, come abbiamo letto, questo testo inizia così, con un richiamo, con un rimprovero da parte di Dio verso questo popolo, un richiamo verso che cosa? Vi ricordate la volta abbiamo parlato dei pensieri? Ancora una volta, Dio qua sta riprendendo con amore certi pensieri sbagliati che possiamo avere nel profondo del nostro cuore, anche se a volte non lo dimostriamo davanti agli altri, di scoraggiamento, di paura. Perché Dio sta richiamando, dice: perché? Perché dici questo, Giacobbe? Perché dici questo, Israele? Perché dici questo, Chiesa? Che la tua via è occulta davanti ai miei occhi e che io non mi sto prendendo cura di te. Anche se apparentemente le circostanze, se voi vedete il contesto di questa scrittura, non è la prima volta che il popolo di Israele passa momenti difficili. È normale che quando si passano momenti difficili, di scoraggiamento, di solitudine, o di che ti vengono a mancare tante cose, momenti passano di crisi, bui, momenti difficili di persecuzione, di incomprensione, che poi arrivano al punto che noi, come dicevo prima, il fatto che abbiamo gli occhi sempre messi verso l'uomo e le cose, poi questi vengono meno e lì boom, e crolliamo, non abbiamo imparato a alzare gli occhi. E quindi quando tutto crolla nella nostra vita, lì si vede di che pasta siamo fatti. Anche se, con tutto il rispetto,
diciamo che siamo sempre esseri umani e quindi non credo che c'è qualcuno che può dire io mai cadrò, io mai verrò meno, mai io rinnegherò il Signore, io mai. E quando pensiamo di essere diritti, che la scrittura ci dice tu che pensi di stare dritto, badi di non cadere. Quando pensiamo che siamo arrivati, che tutto può andare bene, che lì può avventarsi la tempesta e lo scoraggiamento, e poi lì si vede se siamo collegati con il Signore, perché altrimenti ci esauriamo, altrimenti ci scoraggiamo, altrimenti molliamo la presa. E siamo come certi cristiani, li chiamo cristiani yo-yo, un giorno sono su e un giorno sono giù, un giorno sono su, un giorno sono giù. Il Signore vuole che noi rimaniamo su. All'inizio è vero che ci sono queste fasi, come un bambino, anche se c'è il padre, però capita che un bambino ancora all'inizio nel camminare, poi cade, è normale, le cadute, il venire meno. Poi mano a mano che impariamo a stare con il nostro maestro, insieme ai nostri fratelli che ci possono aiutare, quelli che hanno più esperienza certamente nel camminare, sono lì non per darci l'ultimo colpo, ma per dire vieni qua, amo ninni, ancora amo camminare, vieni, dammi la mano, non ti preoccupare, sì però là, ma qua, non ti preoccupare, andiamo avanti, ancora che il cammino è lungo e ci aspettano tante cose in questo deserto. Quindi Dio richiama il suo popolo con un rimprovero, un richiamo verso questi pensieri sbagliati, perché Dio legge nella nostra mente. Altro che occulto, nell'Apocalisse parla alla sua chiesa tante volte, dice io conosco le tue opere. Davanti a me niente è occulto. Io so quando ti alzi, quando ti siedi, quando mangi, quando vai in bagno, quando ne vai là, te ne vai qua. Qualunque cosa, anche nei tuoi pensieri. Diverse volte abbiamo citato quella scrittura che dice che Dio vede in una notte nera, sotto un sasso nero, una formica nera. La samaritana disse, e tu come sai queste cose? Che Gesù gli aveva rivelato che aveva avuto 5 mariti e quello che aveva ancora non era il suo, perché conviveva, e quindi questo aveva creato sicuramente un vuoto in questa donna tremendo, e Gesù poi era lì invece per risolvere la situazione e per riempire quel vuoto che nemmeno 5 mariti sono stati capaci di riempire in quella donna. Quindi sorelle, quando ancora maggiore abbiamo bisogno accanto di un uomo di Dio, altrimenti sono pianti amari. E qua dice la mia via è occulta, quindi vediamo nel cuore del popolo di Israele che cosa? Dei dubbi nel cuore, scoraggiamento, vediamo dalla scrittura, perché si parla di forza poi giovane, quindi di stanchezza, di debolezza. Queste cose a volte prendono la nostra vita. Ora in questa mattina vedremo la causa di questo malessere spirituale che c'è nella vita del popolo, a volte di Dio, perché il Signore è il buon pastore, è un pastore buono, è capace anche di sapere curare le ferite, quello che oggi è difficile trovare, persone non che stanno parlare, tante volte dico sono persone che sanno curare, e Dio ci chiama sempre di farlo a casa nostra. Se non siamo capaci a farlo con i nostri, come ci possiamo mettere a curare quelli della chiesa o altre persone che Dio ci può affidare? Dio ci chiama come missione prima a casa tua, impara a curare. Certamente uno può dire, ma se io già sto male, come posso curare? Allora a maggior ragione in questa mattina il Signore ci richiama a rivedere i nostri pensieri. E qua ci vediamo in questa scrittura come è possibile curare questo malessere spirituale. Noi abbiamo letto che prima di tutto nel versetto dice Dio, perché dici tu? Quindi vuol dire che prima ha parlato il popolo e poi Dio risponde, perché Dio è un Dio che risponde. Perché dici tu la mia via occulta al Signore? Tu stai dicendo che la tua via è occulta, io faccio una parafrasi, ok? Quindi ora userò il profetico. Tu dici che la tua via è occulta a me,
mentre io so tutto di te. Anche quando nessuno ti vede, perché lui è onnisciente, onnipresente, onniveggente, onnipotente. Quindi è Dio. Perché dici tu questo? Quando c'è un malessere spirituale, fratelli, nella vita di una persona che sta male, più che il guarire dal punto di vista fisico, perché tante volte vediamo persone che sono state guarite anche da tumori, e poi dove sono? Li avete visti più? Gesù ne guarì 10, solo uno è tornato, e gli altri che erano stati guariti oggi, diciamo, addirittura alcuni anche dal tumore, dovrebbe essere qui a dare gloria a Dio, ma ogni suo. Per la loro casa godersi la benedizione. Però il Signore non li infaccia. Mentre uno tornò, uno solo tornò a dare gloria a Dio. E a ringraziare il Signore. Su 10 sempre uno torna. Quindi non ci aspettiamo niente da nessuno. Non mi aspetto niente da nessuno. Da Dio sì, ma dall'uomo no. Però non per questo è una scusa che noi dobbiamo dare lode a Dio, a maggior ragione. Quanto si è nella miseria e si passa questi momenti di debolezza e di scoraggiamento, la prima cosa che esce fuori dalla nostra bocca, lo sapete come si vede? Così io lo vedo. Quando una persona parla, subito capisco il problema. Che voi pensate che Gesù le cose le capiva solo perché leggeva la mente? Lui solo con due parole che a volte le persone dicevano ci faceva direttamente l'attacco. Boom! La prima cosa che dai la colpa a un altro. E infatti, cosa ha fatto il popolo? Ha dato la colpa del suo stato, della sua situazione a Dio. Ma lui, la mia via occulta a Dio. Sempre c'è che essere un responsabile, qualcuno che deve essere preso. E di solito è così, quando le cose vanno bene, anche in mezzo al popolo di Dio era così. Quando le cose andavano bene, gloria a Dio, e poi anche c'era Mosè, questa è tutta la storia. Tutti, alleluia, Mosè, il nostro liberatore. Poi mancava qualche volta l'acqua, mancava qualche volta carne, c'erano i giganti, c'erano il popolo avversario. La colpa è di Mosè. È sempre del responsabile, del capo. E questa non è l'attitudine giusta di un vero cristiano. L'attitudine giusta di un vero cristiano è quello di assumersi le proprie responsabilità, di inginocchiarsi a faccia per terra. Se c'è un po' di umiltà, anche se io non vedo più persone, non pensate perché io non lo faccio qua, che io non lo faccio a casa, faccio per terra e chiedere perdono a Dio, dire Signore fammi grazia, abbi pietà di me, dammi la fiducia che tu lo stesso comunque puoi in qualche modo rispondere a questa situazione, dammi la forza anche per aiutare quanti sono deboli, a non farli cedere, ma digli vai avanti, non cedere per queste cose qua, che a volte basta una minima cosa, perdiamo la speranza, perdiamo le forze, molliamo tutto e tutti e poi là ci ritroviamo senza, e lì poi paghiamo le conseguenze, si pagano. Invece di essere lì forti, no, io posso ogni cosa, non mi interessa questo gigante, non mi interessa le parole di accusa che usa nei miei confronti, non mi interessano i contrasti, non mi interessa quello che lui pensa. Dio mi ha fatto questa promessa e nessuno me la ruba. Ma io ce la faccio. E certo, perché non cerchi Dio, lo cerchi solo nel momento di bisogno. È normale che poi quando arrivano questi avversari crolli. Poi se accanto a te hai persone che invece di cercare Dio sono più peggio di Dio, che si scoraggiano, gli dico, povero noi, questione di poco tempo ti scoraggi ancora di più, e allora a quel punto hai tutti i motivi e io direi scuse certamente di mollare, perché chi ha Dio non si comporta così, chi ha Dio cammina sopra il mare o no. Ora dico all'inizio, per questo ho voluto fare prima una sottolineatura, ho voluto sottolineare che chi è all'inizio nella fede, cioè, tutti abbiamo bisogno di imparare, ma ancora di più chi all'inizio della fede, che è come un bambino che ha ancora delle prime armi e quindi basta poco, boom, e crolla, e gli crolla tutto e perde tutto anche. Invece poi mano a mano che noi cresciamo nella fede, ora vedremo, impareremo invece a saper affrontare qualunque situazione con la saggezza di Dio,
affinché non perdiamo nulla. Che un video saggio dice che fa conquista di anime, invece un video stolto perde le persone. Come? Attraverso il proprio comportamento, a volte attraverso le proprie parole di orgoglio e di superbia. Tanto io qua, là, pum, pa. Poi trovi la persona che è a capo, dici tu qua, là, ora devo servire io a Dio. E ci mette poi sotto sopra. Chi sono quelli che fanno i burli, o no? L'avete visto? Fanno tutti i spetti, fanno tutti, che poi queste sono le persone più deboli per me. Poi arriva qualcuno che è più forte di lui e gliela fa pagare. E poi là, dopo, come si dice, diciamo abbassare. Così era il popolo di Israele, voleva dare la colpa a Dio di quello che era successo, ma in effetti non era così. Il Signore dice, tu mi dai la colpa a me? Ma non è così, forse allora perché ancora non mi conosci. Perché dici tu la mia via occulta? Quindi la cosa giusta qual è fare in queste situazioni è quella di piegare le nostre ginocchia e dire, Signore abbi pietà di me, fammi grazia di avere invece maggiore fede, per credere, finché io possa ricevere forza e aiutare anche quanti sono deboli, quanti sono lì che stanno per piangere e poi, non piangere, non ti scoraggiare, non ti permettere, non sei solo, cioè solo e frate, siamo tutti là che stiamo tagliando e appena ti scoraggi, siamo coppa, però coppa buona, facciamo mangiare, come è stato ieri, siamo stati fuori a mangiare, c'è arancini, cartucciate, poi ho visto oggi un'altra foto, due belle sorelle qua, mangiare una bella pizza, gloria a Dio, stanno insieme, l'uno con si amano, che bello, finalmente, ave di cielo, gloria a Dio, il Signore ci usa così per incoraggiare lo stanco, lo scoraggiato. Per questo conviene stare con i fratelli e le sorelle, non per convenienza, come fanno molti, cercano quella cosa, ce l'hanno e poi dopo scubano, ma perché noi amiamo stare con i fratelli, anche se non ci danno, sono figli di Dio, c'è qualcosa che ci unisce, perché abbiamo fatto una vera esperienza col Signore e quindi abbiamo tante cose che ci accomunano. Quindi la prima causa principale che portò il popolo allo scoraggiamento, alla debolezza, lo sapete qual era? Ed è una vergogna. Soprattutto perché molti avevano visto tante belle cose. La prima cosa che noi vediamo, perché Dio stesso fa questa domanda, non lo sai tu? Non l'hai udito? Lo sapete che vuol dire questo? Sta dicendo, ma sei ignorante allora di me? Quindi uno dei peccati, una delle condizioni che ci può portare alla debolezza, allo scoraggiamento e quante altre cose volete mettere, è l'ignoranza della parola di Dio, di conoscere chi veramente è Dio che abbiamo qua davanti, a chi abbiamo veramente creduto. E qua non è il fatto dell'uomo, perché dell'uomo già sappiamo com'è, ma è di Dio. Non lo sai tu, non l'ha mai udito, ma cosa? Non lo sai tu che il Signore è Dio? Lui è il creatore degli estremi confini della terra, dell'universo, e lui quando dice una parola può creare in te di nuovo quello che è morto ed è stato distrutto. Il diavolo non ha l'ultima parola. Dio può ricreare tutto ciò che è stato bruciato nella tua vita e distrutto. Ora nel nome di Gesù, che ogni cosa sia creata ora. Abbi fede nel Signore. Esci fuori dalla tua prigione, esci fuori dalla tua tomba. Anche se fai puzza, intanto esci fuori. Poi dopo cominciamo a togliere le bende, intanto esci fuori. Esci fuori. Che è bello quando Dio ci chiama a uscire fuori dalla nostra condizione, perché noi, per noi è impossibile, ma è quando Dio ci chiama, ci dà le forze. Da solo dice che Lazzaro uscì, malgrado era bendato, la potenza di Dio ci fa fare cose straordinarie, malgrado siamo limitati e siamo a volte anche legati. Lazzaro era legato tra testa e piedi, intanto stavo ubbidendo. Perché quando il Signore mette il volere e l'operare, magari i morti fanno la volontà di Dio. Perché ogni ginocchio si deve piegare nel cielo, nella terra, è scritto anche sotto la terra, devono ubbidire anche i morti. E noi vogliamo questa fede o no? Chissà che qualcuno che amore il Signore ci fa vedere la sua gloria, anche se noi diciamo sempre che il miracolo più grande è quando vediamo una persona che si converte e risuscita a livello spirituale. Questo è il più grande miracolo, che è costato tutto al Signore o no?
Osea 4:20 dice: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, e poiché tu hai rifiutato la conoscenza, anche io rifiuterò di averti come mio sacerdote, perché tu hai dimenticato la legge del tuo Dio, anche io dimenticherò i tuoi figli. E quando Dio sta parlando al suo popolo, dice: il mio popolo perisce per mancanza di chi? Di conoscenza. Non conosce la parola di Dio, non studia la Bibbia, non legge la Bibbia. Dice: tu hai rifiutato la conoscenza. Forse conoscevano, ma hanno rifiutato la verità. Testa dura, collo duro, che non si altro. Come, Signore, che te l'ha detto? Ma com'è che ancora sei là a ricalcitare? Impara un po', impariamo, fratelli, ad accettare la parola di Dio nella nostra vita, altrimenti queste cose avvengono. In Matteo 19:26 è scritto che Gesù fissò lo sguardo su di loro e disse, perché forse ancora non conoscevano la conoscenza è importante, perché l'ignoranza fa vittime, il mio popolo perisce. Gesù è morto, lo sapete perché? Per causa di ignoranza. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Il popolo di Israele ancora rigetta Gesù perché non lo conosce veramente, e certamente il Signore prega anche per loro, dice: Signore, tu lo sai, loro non mi conoscono ancora, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Ma come, ci hanno la Torah, leggono la Bibbia, sì, leggono, ma come se ci fosse un velo. Tante volte anche noi ascoltiamo le prediche, sì, però da qua ci entra e da qua ci esce, facciamo orecchio da mercante, siamo i mercanti, i mercenari che entrano dalla finestra. No, dice, il buon pastore entra dalla porta e le pecore lo seguono. Noi vogliamo entrare dalla porta dell'ovile, vogliamo ascoltare la sua voce e seguirlo, perché chi non ascolta la sua voce e non lo segue è un ladro, è un brigante, è venuto per rubare e distruggere. Non permettiamo a nessun pensiero che non è parola di Dio di entrare nella nostra mente, cacciamolo via nel nome di Gesù. Dice che agli uomini questo è impossibile, ma Dio è possibile. Lo vogliamo credere o no, che per Dio ogni cosa è possibile? Lo sappiamo sta scrittura. Non ti preoccupare, Dio vede, Provvede. Se si chiude una porta si apre un portone. E la causa è mia, Signore, tu sai che li sbagliai, e allora rialzati che c'è ancora speranza. Dio non è uno perché tu sbagli, cioè ormai è finito e te la fa pagare. Dio è buono. Il fatto che tu hai fatto un patto, abbiamo fatto un patto con Dio, ci lega per l'eternità. Quindi è difficile che ti svii. Perché è difficile che uno si svia? Che noi sappiamo in chi abbiamo creduto, ma lui ancora di più sa in chi ha creduto e ci conosce, sa che siamo deboli. Gesù anche dei suoi discepoli dice non si fidava, nel senso che anche se lo tradivano, facevano, non si faceva prendere da loro, perché sapeva che erano come i bambini. Infatti li vedete lì prima che Gesù se ne andasse nella Santa Cena, invece di essere vicino al maestro che stava passando un momento triste e doveva morire, pensavano chi era il più grande e si ammazzavano fra di lì. Oh, io hai ragione, come i bambini che sempre litigano chi vuole essere più grande. Gesù li vedeva là, sicuramente li vedeva, e questa è un'attitudine che Dio può ci dà col tempo, ve lo posso garantire, perché questo l'ho visto, lo vedo, come un padre che vede i propri figli e si mette a ridere. Cioè, gli fa tenerezza, anche le nostre debolezze ci fanno tenerezza a lui. Dice: guarda, ancora è piccolino, non è che si schifa, a maggior ragione ci prende e ci mette in braccio e ci accarezza. Matteo 22:29, per Gesù disse loro: voi errate perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Noi tante volte erriamo, sbagliamo anche a parlare, perché non conosciamo le scritture né la potenza di Dio. Quindi è importante conoscere la parola di Dio, leggiamola ogni giorno, la Bibbia, apriamola, ascoltiamoci culti, prediche, cioè sermoni.net. poi, se chi non è venuto, io voglio sapere, quando non venite, io metto sempre le prediche, ve le ascoltate o no? O vi piace ascoltare una bella musica, una rotonda sul mare? Ci vuole anche questo, ma prima la parola, altrimenti che fai? Ti scoraggi, che queste parole che l'uomo dà non fanno niente, sono belle, sono nei sentimenti, e poi dopo, in mezzo alla tempesta. Quindi la conoscenza è importante, e come abbiamo letto, egli che fa il Signore, ed è buono che sappiamo anche questo, non solo abbiamo letto
l'importanza delle scritture nella potenza di Dio, quindi Dio è potente, ma anche abbiamo letto prima, egli dà cosa anche la forza a colui che è stanco e accresce anche che cosa il vigore a colui che è spossato. Grazie, Signore. Dio dà la forza, il coraggio, il vigore a chi? Lui lo dà a chi è stanco e aggravato. Gesù un giorno ebbe a dire: venite a me voi tutti che siete stanchi e aggravati e io vi darò riposo e voi troverete pace nei vostri cuori. Imparate da me perché io sono mansoe ed umile di cuore. Quindi, fratelli, per andare a Dio abbiamo bisogno di un po' di umiltà, se andiamo a Lui con umiltà, di mansuetudine, riconosciamo di avere bisogno, prima di tutto andiamo a Lui non è che ha detto vai qua, vai là, ascolti di questo o ascolti di quello. Io credo che un vero profeta, ascoltatemi, non ti indirizzerà mai verso un uomo, per quanto possa essere potente. Gloria a Dio. Giovanni Battista disse: segui lui. Lui. Lui è il capo. Sull'uomo avrei da ridire, ma su lui no. Io non voglio abbassare le autorità, anzi, gli ho messo anche i 5 ministeri, è scritto: sottomettetevi sotto la potente mano di Dio ed egli vi innalzerà. Queste mani, la Bibbia parla, se voi vedete, leggete il contesto di quei versetti, prima di dire questo, parla dei 5 ministeri: pastore, apostolo, evangelista, profeta e dottore. Abbassatevi sotto la potente mano di Dio, che alcuni sono pronti ad abbassarsi davanti a Dio, ma sono orgogliosi, appena il chiappe che ce ne dici qua, subito si sentivano. E di questi ce ne guardiamo. Ma quelli che si sottomettono ai ministeri, per quanto possono essere anche imperfetti, ti posso garantire, perché ci vuole coraggio, ti posso garantire che Dio ti innalzerà ancora di più. E Dio usa le sue mani, quindi i suoi doni, i suoi talenti. Egli dà forza allo stanco e cresce in vigore a colui che è spostato. Nello sfondo del nostro fallimento, quindi vediamo che Dio ci dà una promessa. E qual è? Nuove forze e un nuovo vigore, di trasformare la nostra debolezza in una forza straordinaria. Per qualcuno forse un fallimento sembra momentaneo, ma questo fallimento lo trasformerà in un giorno glorioso. Se tu hai messo davanti a Dio il tuo fallimento, la tua situazione, la tua debolezza, il tuo debito, la tua tristezza, il tuo dubbio, tutto lo mettiamo oggi davanti a Lui, quella cosa che stai portando avanti, Dio, anche se è fallito malamente parlando, la trasformerà in un giorno glorioso. Amen. Lui manifesterà la sua gloria. L'abbiamo visto noi non abbiamo solo letto le scritture, noi siamo testimoni oculari di quello che Lui ha detto e ha fatto. Noi abbiamo visto tante volte la gloria di Dio nella nostra vita e anche nella vita di altri. Quindi noi siamo testimoni, e come testimoni davanti al giudice testimoniamo, chiunque ci possa dire o minacciare, diciamo: Lui è quello che ha operato nella nostra vita e ha trasformato ciò che era distrutto, lo ha ricreato nei nostri nervi, pensieri, il cuore, la salute, la salvezza dell'anima prima di tutto, ci ha perdonati, è diventato per noi un padre, abbiamo scoperto un amore così grande, quello vero, ci ha provveduto e ancora oggi Egli è lì che ci guida, come un padre non ci fa mancare niente, non solo le sue consolazioni, ma anche le sue bacchette, come diceva Davide. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Avere un padre vuol dire avere una persona che anche se ti riprende, però è per il tuo bene. Quando lo capiamo, gloria a Dio. Meglio avere una persona che ti riprende che una persona che ti lascia libero di fare quello che ti pare e piace. Se però questo tenerti vuol dire schiavizzare e opprimerti, no. Allora di, diamo la parola, è scritto o non è scritto? Ma comunque quello che le sue verghe, e quando le dà a volte sono dure, fanno sempre del bene, ci liberano, anche se come, a volte come c'è un pianto liberatorio, lui già subito interviene, sia nel consolarci ma anche nel riprenderci.
quindi egli dà forza allo stanco. Quindi la prima causa abbiamo visto che è l'ignoranza. E qual è la seconda cosa che ci porta anche a essere deboli, distrutti, a volte scoraggiati? Lo troviamo in questa scrittura. L'altra causa che non determina questa capacità di sapere essere forti è l'incapacità di sapere afferrare queste risorse che Dio mette a nostra disposizione. Tante volte le conosciamo, abbiamo la conoscenza, ma non sappiamo prenderle, le promesse di Dio. Gesù, quando se n'è andato, ha lasciato un'eredità, lo sapete? Quando un padre muore, lascia l'eredità, ha fatto un testamento, secondo testamento, non più il primo testamento, ora abbiamo il secondo testamento, l'Evangelo. Leggiti l'Evangelo, vedi cosa ti ha lasciato, vedi cosa ci ha lasciato, le sue ricchezze, altro che oro e incenso, né oro né argento, ma quello che ho te lo do, alzati e cammina. La forza di Dio, la sua presenza, la sua stessa persona che entra nel tuo cuore e quindi rivivi di nuovo, ha una nuova vita. Ed è la cosa bella che lui vive in te, perché non è morto. A volte morti lasciano in noi un carattere, diciamo, qualche cosa vive, la porto qua vivo, ma qua parliamo ancora di più di un essere vivente che si sente. E tu quando lo senti lo sai come si vede? Come i bambini, quando il papà ti mette in braccio è piangolo di gioia, no? E così è. È così. Quindi questa incapacità di sapere afferrare queste risorse, come si fa a ricevere quindi queste risorse che Dio vuole dare a noi, queste nuove forze, questa potenza, abbiamo visto questo vigore, che a volte veniamo meno, siamo deboli, quindi bastano meno cose, dopo cadiamo. È qui il segreto, lo troviamo nel versetto 31, abbiamo letto, ma qua è, ma quelli che sperano nel Signore, che fanno, acquistano nuove forze. Quindi se tu vuoi la potenza di Dio nella tua vita, di una sapienza, conoscenza, amore, fede, speranza, dici tutto quello che vuoi, dobbiamo prima di tutto sperare nel Signore. Amen. E non è una parola scontata sperare, fratelli, a volte è duro. Romani 4,18, egli parla di Abramo, quando Dio gli disse adesso dammi tuo figlio, cioè l'offerta maggiore, non più la decima, per quanti la danno, gloria a Dio, io non ne parlo mai di questo, ma gloria a Dio quando danno, volte anche nel segreto, e io ringrazio quanti l'avete fatto, anche aiutando i fratelli e le sorelle nel bisogno, non siete stati indifferenti e l'avete fatto, per quanti potevate, ma qua ancora di più il Signore ad Abramo gli ha detto, ok, alziamo il tiro, adesso dammi tuo figlio, dammi il tuo affetto principale. Chi è il tuo affetto principale che ti lega di dare ancora il tuo cuore a Dio e di non metterlo ancora in prima posizione, e quindi vuol dire che ancora ti influenza e ti fa stare male? Dammelo, portalo in sacrificio e uccidilo. Sei disposto a rinunciare? Papà, mamma, fratello, sorella, zio, moglie, figli, il cane, la casa, la macchina, il lavoro, cose che potrebbero essere dei legami, necessari, sì, però importanti, ma non vitali, dobbiamo lasciarli. Siamo disposti a sperare lo stesso se ci dovessero mancare queste cose? E Abramo dice che lui credette, la sua fede non sperò solamente, dice che lui sperò contro ogni speranza, che vuol dire che anche se non c'era più speranza ci credeva lo stesso. Questa è la fede, sperare contro ogni speranza, per dire ormai è finita. Lui, siccome sperò, quindi quelli che sperano nel Signore acquistano, quindi desse nuove forze, al punto che lui riebbe come una risurrezione suo figlio, perché è come se fosse morto per lui, l'aveva dato al punto che per lui era morto. Quindi immaginatevi che dolore, però per amore era pronto anche a darlo, ha detto pronto a tutto.
Questo vuol dire essere discepoli, non credenti. Persone che mettono al primo posto Dio, non i sentimenti, i parenti, ancora alcuni, ancora non apprezzo. Ma tu sei chiamato per fare la volontà di Dio? Cioè, abbiamo capito qua la chiamata oppure no? O siamo religiosi, evangelici o cattolici? Forse più cattolici alcuni lo fanno che evangelici, soprattutto in questi ultimi tempi. Guarda, veramente vediamo il frutto, che è meglio, perché tante volte l'albero si nasconde attraverso delle belle foglie, parole, la lode, il canto, venire in chiesa, pregare, leggere la Bibbia, testimoniare, evangelizzare, adorare. Cioè, pensano che questo sia il motivo perché sono qui o che Dio li ha salvati. Sì, sono un motivo, ma non sono questo. Hai sbagliato posto. Se pensi che sia questo, hai sbagliato posto. O direi persona, che Dio non si accontenta, e ora vedremo di queste cose solo. Ma quelli che sperano, Ebrei 6,15, così, avendo aspettato, parla sempre di Abramo, con pazienza Abramo vide realizzarsi la promessa. Perché Abramo vide realizzarsi la promessa, che era quella di avere un figlio maschio, che poi fu il suo successore e da lui nacque poi Israele? Quindi non fu solo un figlio, ma Dio convertì il cuore di questo suo figlio e divenne uno dei patriarchi di Israele, di cui ancora noi ci basiamo come cristiani, come esempio di fede, che puoi dare padre e dare figlio. Tu non potrai vendere mai, è difficile, a meno che succeda un miracolo, da un figlio che non ha un padre pieno di fede che possa avere fede. A meno che è convertito veramente da anni e cambiate la sua mente, allora forse si può anche accettare, ma non è facile. Per questo ho detto all'inizio, è un cammino, è prima un cammino, poi si corre e poi si vola. Quindi Abramo ha aspettato come? Con pazienza. A volte noi aspettiamo un giorno e poi dopo perdiamo la pazienza. No, tutto è subito. Ora, con i picciniti. Ma ogni giorno. Vuoi camminare col Signore un giorno con Lui? Ci vuoi camminare? Guarda che camminare col Signore non è facile. Che tu devi camminare dove cammina Lui. A volte cammina in posti dove il Signore... di pazienza, no, tu devi avere pazienza se vuoi camminare col Signore, piano. Se vogliamo andare con Lui, vogliamo seguirlo, dobbiamo avere pazienza, non solo fede ma anche pazienza. Si ereditano le risorse di Dio. Infatti la Bibbia parla di quelli che hanno ricevuto da parte di Dio, sono tutti quelli che hanno combattuto, hanno corso, hanno volato. Con fede e pazienza tu ottieni tutto. Abbi fede e pazienza, tu avrai un figlio, e se lo hai perso Dio te lo ridarà. Poi devi avere fede e pazienza, altrimenti perdi tutto. Amen. E se Dio ci vuole ridare le cose, e qua la soluzione è questa, dobbiamo sapere aspettare. Salmo 40 versetto 1, il salmista ha detto: ho pazientemente aspettato il Signore, ed egli che ha fatto? Egli si è chinato verso di me e ha ascoltato il mio grido. Quando noi aspettiamo con pazienza, il Signore stesso dice: ah, finalmente c'è qualcuno che ha imparato. Quindi fa così. Cosa stai dicendo? Ok, ti ho ascoltato, ora la tua causa te la sistemo io. Si è inclinato Lui, quando si inclina Lui per ascoltare, c'è profumo di miracoli qua, ancora non si è fermato Dio. Ebrei 6,12, affinché non diventate indolenti ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse. Quelli che non hanno fede e pazienza, lo sai come li chiama la Bibbia? Persone indolenti. Sei un indolente. Questo è un bastone, che il Signore sta dando. Indolente, sappi aspettare. Tutto è subito, no, non fate come il prodigo, dammi tutta la mia vita e me ne vai. No, non è la migliore scelta. Aspetta e spera. Alcuni dicono sì, aspetta, finché c'è vita c'è speranza. Non è cristiano questo. Dove è scritto finché c'è vita c'è speranza?
Ma perché dopo la morte che c'è? Non c'è ancora il meglio? Quindi per noi non è perché una persona è morta e abbiamo perso la speranza. Noi rivedremo tutti quelli che abbiamo messo nelle mani di Dio. E Dio opera, fa l'impossibile per noi. Anche i morti li suscita. Questa è una cosa che farà Lui, non so come, ma Lui sa come fare. Quindi mi metto nelle... mettiamo tutto nelle mani di Dio. Quindi impariamo a cedere. Quindi se c'è qualcosa che ti sta facendo soffrire perché ci tiene ancora, mollala, basta. Non soffrire per una cosa che il Signore si vuole prendere Lui cura. Lascia stare, non è per te. Lascia, c'è stato un tempo, basta. A volte capita, no, fratello. Io prego, Signore, ti prego, quando togli i miei parenti, mio padre, mio madre, mio fratello, arriva, anzi a mia moglie ho detto spero che muoio prima io, così non soffro. Però ho detto, Signore, se fosse possibile, allontana, quindi preferisco prima andarmene io mentre che dormo. Anzi, ci rapisce meglio, perché è brutta la morte dei nostri cari. Mentre per il Signore sapete che cos'è? È scritto che è cosa di gran momento, è scritto agli occhi del Signore la dipartenza dei suoi figli. Per noi è una tristezza, per noi è una grande gioia quando le persone muoiono, perché appena uno chiude gli occhi non è che vai in attesa, come insegna anche la Chiesa tra virgolette un po' tradizionale evangelica, che moriamo e dormiamo, il corpo dorme, ma noi ce ne andiamo alla nostra anima, alla presenza di Dio, a godercelo. Amen. Ancora con mezzo abito, ma poi ci darà quello vedendo, vabbè, ma intanto ce lo dà uno provvisorio. Abbiamo fatto gli studi qua, vi ricordate? Un abito provvisorio, quindi la speranza, guardate che bello, dice non rende confusi, la speranza non rende nemmeno delusi. Noi abbiamo un Dio che non ci delude, non ci delude. Cosa dobbiamo fare? Isaia 41.1, quello che di solito non facciamo, Isaia 41.1, isole, inizia così, Sicilia, questo andrà in internet, Sicilia, Italia. Fate silenzio davanti a me e riprendono nuove forze i popoli e si accostino e poi parliamo. Isole, state in silenzio davanti a me e poi riprendono nuove forze e si accostino e poi parliamo. La prima cosa, se vogliamo riprendere le forze da parte di Dio, dobbiamo imparare a stare in silenzio, non parlare. Scritto ogni bocca sia pronta, come? Ogni orecchio sia pronto ad ascoltare e tanto a parlare. Noi abbiamo bisogno, fratelli, prima che facciamo, tante volte parliamo perché ci deve vedere chi non, vabbè, ma stai ci vuole, non parlare, non chiacchiere, muoto sta, sì, muoto, non parlare. Perché? Perché se stai zitto io ti posso parlare. Molto stai. Quante volte c'è una persona disperata, io faccio parlare, dico mamma mia, vanno sempre attorno alla causa, ma non trovano mai la soluzione. Allora preferisco farli parlare a volte, lo dico sempre, il modo migliore di evangelizzare qual è? Fare parlare prima gli altri. Così una volta che poi si sfogano, hai finito, ho finito, sono contento. Ok, ora parlo io. Una volta che hanno votato tutto, come la Samaritana, Gesù la fece parlare prima. Del tuo marito, prendi un po' di acqua, un poco di qua e un poco di là. Ah, hai capito? Ok, ora parlo io. Sono io che ti parlo, il Messia. Wow! Stai in silenzio. Perché silenzio? Perché quando stiamo in silenzio si ascolta meglio la voce del Signore e si smette di ascoltare tutti quei consigli e quei pensieri sbagliati. Facciamo le pecore. Ascoltiamo la voce del buon pastore, non ascoltare nemmeno più i tuoi pensieri, impara a sottometterli o mettili in prigione nel nome di Gesù. Legali, non essere che ti fanno male quei pensieri, non li ascoltare più, distruggeli, parici, molti state. Invece devi dire, anima mia, benedici il Signore, e non ti dimenticare tutto quello che Lui ha fatto. Nell'apparecchio, anima mia, noi siamo trini. E a volte ci parla l'anima, a volte parla lo spirito, a volte parla il corpo. E a volte dico, oh, ma cosa andiamo a fare? Ci mettiamo tutti d'accordo? Allora, tu sottomettiti. La carne che è più difficile. No, io non mi sottometto, vabbè, non ti faccio mangiare il chiodo. Sottometti, faccio soffrire, a dieta. 2 giorni, 3 giorni, appena dice, no, ora ti ascolto.
Ok, un bello panino a montatella. Sicuro sì, lo spirito anche. Solo il Signore sa come parlarci, guardate. Fate silenzio. Solo quando si fa silenzio ci accostiamo a Dio, riprendiamo cose nuove, forze, isole, fate silenzio davanti a me e si accostino. Quindi è buono quando stiamo male, di aprirci con il Signore. Che tante volte noi che facciamo? Ci apriamo con le persone e cominciamo a raccontarci tutte le nostre cose. Sai, io avevo avuto chiesto. Sai, poi Dio mi ha anche parlato. Sì, infatti si vede come sta. Dio mi ha anche parlato e quella è. Invece no. Ma stai ci muoti. Ci sono vittorie che si vincono anche col silenzio. Gesù sulla croce che fece? È scritto come una pecora muta davanti a chi lo tossa, dice che lui non aprì la bocca, così ha vinto. Tante volte la migliore risposta è il silenzio, invece noi no, ora devo servire io, tu mi tratti così, ora io, che fai tu? Datti moto, figlio saggio, conquista, ma io ho ragione, statti moto, Gesù aveva ragione, come una pecora muta. Lui ha ottenuto la più grande vittoria e noi siamo risultato. Quindi per avere risultato dobbiamo stare zitti. E poi dopo ci accostiamo al Signore e Lui poi dopo ci aiuta anche in questo. Salmo 62:1-2, solo in Dio trova riposo l'anima mia, da Lui proviene la mia salvezza. Lui solo è la mia rocca e la mia salvezza, il mio alto rifugio, io non potrò vacillare. Solo in Dio trovo riposo. Matteo 6:6, ma tu quando preghi, entra dove? Nella tua cameretta. E chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Impariamo a pregare anche in privato. Come dico sempre, certe preghiere facciamole in privato, che il Padre che ci vede poi ci dà la ricompensa. Ci sono preghiere che a volte dobbiamo pregare, poi preghiere dobbiamo farle comunitarie, però c'è anche una preghiera che Dio ci chiama a farla, quella privata, dove ci chiudiamo, stiamoci muoti e stiamo in attesa. Signore, parlaci. Allora, per parlare, che devi fare? Dobbiamo ascoltare la Sua parola. Se stiamo in un'attitudine di preghiera, infatti io amo stare ore, alzo la mattina presto, spendo ore, sto zitto, mi ascolto una bella predica, nel frattempo prego, cioè più ascolto, invece ascoltare. Signore, parlami, non è che mi piace solo ascoltare e poi non faccio. Prima voglio dire, Signore, cosa vuoi che io faccia? Cerchi di capire bene la volontà di Dio su quello che non, poi tu pensi una cosa, Signore invece ti rivela tutta un'altra cosa, e perché lui ha sempre ragione, non è? Quindi è bello ascoltare la parola di Dio. Quindi pregare, impariamo a pregare nella nostra cameretta segreta. Isaia 30:15, poiché così aveva detto il Signore Dio, il Santo Israele, non nel tornare a me e nel stare e nello stare sereni sta la vostra salvezza, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Ma voi, dice qua, non avete voluto. Dio ha parlato al suo popolo, ha detto: se voi tornate a me, state sereni, sta la vostra salvezza, tornate a me, state sereni, abbiate fiducia, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Ma voi non avete voluto, cioè hanno convinto di loro stessi, no, per forza come dico io. Allora a questo punto queste forze se ne vanno. Quindi non basta avere la potenza. Una volta una pubblicità diceva: la potenza non è nulla senza il controllo. E il controllo è uno dei frutti, fratelli, che insieme alla forza, l'autocontrollo, sia di una persona che è veramente consacrata. Tu lo vedi, che non perdi il controllo. E non è solo questione di parlare, a volte anche negli occhi, tu una persona la vedi, e tu mi dici, questa qua è una che ha perduto controllo, che sto qua è una perché... Lo capisci? Perché non confida nel Signore, non ha non ha un tempo di preghiera a casa sua, un neghe, legge la parola di Dio, non ha un tempo di consacrazione. Forse il tempo per fare tante altre belle cose ce l'abbiamo, anche lecite. E con il Signore, lui lo usiamo come ruota di scorta. Lui non è la ruota di scorta, lui vuole essere tutte e quattro ruote che ci vuole guidare. Quando lui è la ruota di scorta si vede, perché sei sempre esaurito o esaurita.
perché la ruota ti scotta, poi arrivi e c'è che signore, eccetera, e questo lo fanno anche quelli del mondo. Noi invece dobbiamo qua camminare, dobbiamo correre, dobbiamo volare. Quindi abbiamo visto che l'ignoranza e il fallimento dell'afferrare le risorse di Dio ci rendono deboli, incapaci. Invece chi confida nel Signore ha pazienza, lo cerca, ascolta la sua parola, si studia di metterla in pratica, quindi si consacra veramente. Ci sono dei risultati invece positivi, positivi. E l'abbiamo visti qua, e quanti sono? Qua negli specchi a 5. Chi spera veramente nel Signore, chi si consacra a Dio, chi mette prima Lui vicino, è il tuo amico particolare, stai con Lui ogni giorno, ti studi, questa volta vedremo che è la cosa più difficile, allora sì che là comincia a acquistare le forze, comincia a prendere gli spinaci, non qualunque cibo, gli spinaci, e diventi come un braccio di ferro, e si vede che ti sfondano i muscoli, guarda, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Perché? Perché non sono più io che vivo, è Lui che vive in me, sto sempre con Lui attaccato. A volte dico, ma come fai tu? E come ho fatto sempre, fin dall'inizio, ringrazio a Dio, e credo che dovremmo testimoniare questo qua tutti, che da quando lo conosco non c'è stato un giorno, a volte è capitato qualche giorno, sì, però che io non l'ho cercato, no, sempre. A volte capita che siamo presi dalle cose, lo cerchiamo così, così capita, non siamo arrivati, siamo perfetti, però possiamo dirlo che noi c'è questo desiderio di accostarci ancora a Lui, di cercarlo, di leggere la sua parola, indipendentemente anche oltre che di venire in chiesa, di stare con i fratelli, gloria a Dio per quanti lo facciamo, ma ancora di più questa parte intima che abbiamo noi personale con Dio. Qual è il risultato? L'abbiamo letto qua, quelli che sperano nel Signore, cosa succede? Che acquistano nuove forze. Si alzano al volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano, quindi sono quattro precisamente. Acquistano nuove forze, vuol dire che da deboli diventiamo come? Forti. Gioele 3,10 dice, dica il debole sono forte, e il povero dice, dica sono ricco, che quando stai con Dio cambia il tuo modo di pensare, perché sai che puoi ottenere questo e Dio ti provvede. È una questione di fede, secondo Corinzi 12,10, per questo io mi compiaccio, diceva l'apostolo Paolo, in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzione, in angustie per amore di Cristo, perché quando sono debole allora sono forte. Molti non vogliono queste cose, non vogliono servire Dio veramente, gli piace rilassarsi e divertirsi, invece Paolo dice a me no, preferisco servire, soffrire per il Vangelo, perdere anche forse gli affetti, tutto, forse debole per gli altri, ma quando sono così sono forte. Sono forte. Perché so di avere bisogno ancora di più del Signore. E quindi mi fortifica questa cosa. Matteo 11,28, l'abbiamo letto, venite a me, potete che siete stanchi e gravati. E cosa riceviamo? Riposo. Quindi chi convida nel Signore e lo aspetta, riceve che cosa? Abbiamo visto forza. Forza fisica, sì. Forza spirituale, sì, forza anche morale, che a volte veniamo trattati in un certo modo e sta a questa immoralità e mandiamo a tutti quel paese. Quando una persona è consacrata a Dio, da un di piove ti scindica, è come l'olio, sei pieno di olio, anche se piove scivola l'acqua. Chi invece non è consacrato a Dio, è religioso, appena capita una cosa che ti dicono già tu ti abbia un'undera, non sei un soldato. Signore, ci chiama a essere soldati ad affrontare il nemico, qualunque sia, anche la croce, e quindi che ci porta a rinunciare a noi stessi, ai nostri diritti e ai nostri doveri. Dici, buon cittadino, questo ci dà forza. Secondo Timoteo 1,7, Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e anche autocontrollo. Questi sono i frutti di quelli che si consacrano e sperano nel Signore, hanno nuove forze e anche uno spirito di forza e di autocontrollo, non perdono il controllo, non sbagliano a parare, sono sempre lì che sono capaci di sapersi controllare. Wow, fratelli, queste sono delle benedizioni che dovremmo ricercare. Efesini 6,10, del resto fortificatevi. Con chi? Nel Signore, nella forza della sua potenza. Anche Paolo a Timoteo, suo figlio Timoteo, capitolo 2, versetto 1, gli dice, tu dunque, figlio mio, figlia mia, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù.
Luca 24,49, ed ecco ora io mando su di voi quello che il Padre mi ha di potenza dall'altro. È una promessa di Dio quella di ricevere noi la forza. Quindi Dio ci vuole dare queste cose, afferriamole, cerchiamole. Cerchiamo il regno di Dio, la sua giustizia. Voi riceverete Atti 1,8 potenza quando lo Spirito verrà su di voi. Quindi il segreto di una vita forte, superante, vigorosa, qual è? Lo Spirito Santo su di noi. Come fai a essere così potente? Cosa ti mangi? Niente, lo Spirito è più che su di me, è dentro di me. Quando è dentro di noi è così, siamo forti. Mentre gli altri, anche i giovani, ci vacinano e cadono, li scoraggiano, non ce la fanno manco a camminare, non ce la fanno a fare niente, lì non c'è niente. Chi spera nel Signore, questo è anche vecchio e anziano, se spera nel Signore, queste forze Dio te le dà e puoi conquistare ancora territori, ancora CNPT, magari per Wout, per quelli che sono più anziani, no? Per quelli che non sono i giovani, per quelli che sono per i vecchi, ma uguale, è per tutti e due, amen. Anche per i vicini. Qua siamo in una guerra, fratelli, si sta cercando operai che vogliono andare a combattere, però bisogna chi ci va, chi si prepara prima, chi si consacra, e chi si consacra e si prepara lo sa chi ha accanto, perché ha gli occhi aperti e l'orecchio aperto, ha il Signore, quindi non c'è niente d'occulto, quindi chi si porta da presso, si porta persone che sa quello che fanno, perché guardate che la preghiera del perdono è per quelli che non sanno quello che fanno, ma non per quelli che non fanno quello che sanno. Il perdono è per quelli che non sanno quello che fanno, non sanno quello che fanno, ma per quelli che non fanno quello che sanno ci succomba. Qualche risultato, si alzano al volo come aquile, sto finendo, si alzano al volo come le aquile, come le aquile. L'aquila è l'unico uccello che si alza sopra ogni tipo di animale con le ali, sopra, e sopra ogni cosa. Alcuni si accontentano della benedizione di Dio, dell'unzione di Dio, il fatto che Dio li usi, il fatto che Dio è con loro, il fatto che predicano, il fatto che evangelizzano, il fatto che vengono in chiesa, il fatto che adorano, ancora di più come le aquile Dio ci vuole. Nell'Apocalisse Giovanni lo vide con quattro figure, una di un uomo, una di un'aquila, una di un leone e poi di un altro essere vivente. Questi sono i quattro evangeli, le quattro figure del Cristo. Dio ci vuole non solo degli agnelli, ma anche ci vuole portare ad essere dei leoni quando ci vuole, a ruggire contro questo nemico che a volte viene per scoraggiarci, e noi gli dobbiamo fare non miau, dobbiamo fare wow, e lui deve fare no così, lui deve fare e sbatte con i piedi che gli strisciano per terra, bello, deve lasciare la scia. Ogni volta che ci consacriamo il diavolo trema, deve tremare, perché non siamo più noi, è lui, e quando lui vive in noi è sempre vittoria. Quindi le aquile vivono una vita al di sopra della media, non fare più la scuola media, passi superiori, poi c'è l'università, alcuni rimangono la scuola media, ma alcuni l'asilo, andare a giocare con i piccirilli, e mi qua a scuola media, sei superiore, qua abbiamo ragazzi che già sono andati all'università e poi a lavorare. Quindi l'aquila va sopra la media di ogni tipo di pensiero, modo di agire. No, solo tu Signore sei bravo, noi siamo difettosi, non è vero, noi pensiamo come Dio, abbiamo la mente di Dio. Nel vecchio patto era impossibile, ma ora noi abbiamo la mente di Cristo e ragioniamo come Lui, che Dio ci ha liberati di volare ancora più in alto, non siamo più legati alle circostanze o alla mente umana che è limitata, noi siamo figli di Dio, quindi ragioniamo come il nostro papà. Non siamo arrivati, è vero, ma abbiamo una natura anche divina o no? Soprannaturale. Quindi vogliamo, quindi volare, quindi senza come? Senza... si alzano al volo come aquile, quindi noi raggiungiamo delle vette dove nessuno è capace, gli parliamo di cose impossibili, arrivare a delle cose dove superiamo i nostri limiti umani, quindi qua parliamo di soprannaturale. Dio ci fa fare cose che noi umanamente parlando erano impossibili. Chi ci conosce ci deve dire ma non sei più tu che vive, è Cristo.
Guarda, prima eri timido, eri chiuso, eri limitato, eri pieno di debolezze, cascavi sempre. Ora come che sei qua diventato una quench, una colonna? E che uno poi mano a mano cresce. E quindi prima si cammina, poi si corre e poi cominci a prendere il volo. Cominci a fare cose straordinarie, quindi cominci a mostrare la caratteristica, io direi, di Cristo, il carattere di un'aquila, che riesce a vedere le cose dal di sopra, riesce a volare sopra ogni circostanza, sopra ogni situazione, non è più dipendente dalle circostanze. Lui si fa, anzi, lo sai cosa sfrutta l'aquila? Usa i venti contrari, quelli che noi ogni volta diciamo, Signore, liberaci. Lui, l'aquila, dice, Signore, mandameli ancora di più, su, contro di me, vai, che io riprendo, io ci vuoi. Ogni volta che c'è uno scoraggiamento, io mi consacro sempre di più. Le prove, una volta una sorella chiese, io voglio crescere nella fede, sei sicuro? Sì, Signore, ti prego, crea, mandati le prove, avversari, la famiglia che non li capisce, Signore, aumenta il fuoco. Ma io queste cose non le voglio, allora tu non puoi crescere nella pazienza, nella fede. Corrono e non si stancano. Ora, vedete persone che corrono e non si stancano mai, è impossibile, o no? Prima o poi uno sa fermare, magari un maratoneta appariva a Galingo fuori. Qua dice che corrono e non si stancano, quindi noi facciamo cose che dal punto di vista umano è impossibile, non ce la faccio più, è più forte mia. Allora vuol dire che ancora devi imparare a confidare nel Signore, che quando c'è il Signore non sarai più debole, sarai forte. Quindi facciamo cose soprannaturali, cose che non ci fanno, che non ci stanchiamo. Questo non stancarsi vuol dire, quindi correre, crescere spiritualmente, non rimanere sempre bambini, crescere. Ci parla di libertà dello spirito, ci parla delle persone che corrono, sono quelle che fanno la volontà di Dio. Correre vuol dire vincere se stessi, e prima bisogna allenarsi per correre. No, no, non è che tu ti metti, io voglio gareggiare, tu sei sicuro di gareggiare, ma se non sei capace manco di camminare, ma uno vuol dire. Noi qua, se dobbiamo andare a combattere, dobbiamo correre. Dice che Davide cominciò a correre verso Goliath, gli servì anche per prendere forze, boom, gli ha lanciato il guardiere, gli è entrato nel ci rivedo, con carcagno, con chiama, con punze, vabbè, ci comprendiamo. Ho finito. Coloro che portano tutto con perseveranza sono quelli che corrono. E alla fine poi è scritto quelli che sperano chi sono, cioè cosa dicevano. Camminano e non si stancano. Quelli non si affaticano? No, quelli non si stancano, questi non si affaticano. Perché anche camminando, fratelli, ci si affatica, o no? Prima o poi. Qua dice che anche se cammini. E come dicevo prima, il problema non è il fatto di ricevere queste forze perché veniamo in chiesa soltanto, che è importante, è vitale. Perché adoriamo Dio, perché lo lodiamo, perché lo serviamo, perché cantiamo a Dio, metteteci tutto quello che di solito siamo chiamati a fare, ma c'è qualcosa di maggiore che ci permette di non stancarci. E quindi non è una questione di un momento. Qualcuno può dire, quello che c'è il tumore è la cosa peggiore, o quello che perdi il lavoro è la cosa peggiore, perché oggi il mondo così ragiona, e appena perdono queste cose, la salute, i figli e sono scoraggiati. Questo è il cammino più semplice da superare, perché sono momenti. Ma quello che è più difficile, più che un posto, è, come diceva Gesù alla Samaritana, è più che un luogo, è la quotidianità nel fare queste cose ogni giorno. Quello che c'è più difficile, fratelli, quella quotidianità che ci fa perdere tante volte queste forze. Quindi in questa quotidianità, che è la parte più difficile, ogni giorno di accostarci a Dio e cercarlo. Non di cercarlo una volta all'anno, o facciamo i domenicani solo la domenica e poi dopo facciamo quello che vogliamo appena usciamo dalla porta. No! E questa quotidianità, e questi che fanno? Non si stancano perché cercano il Signore ogni giorno. Questo è il momento più difficile, fratelli. Non quando abbiamo dei casi particolari, servire Dio ogni giorno. Infatti è scritto che, Salmo 37,23, è scritto che i passi dell'onesto sono guidati dal Signore ed egli gradisce le sue vie. I passi, parla, dell'onesto sono guidati dal Signore. Genesi capitolo 5,24 è scritto che Enoch, che fece? Egli camminò con Dio
e poi scomparve perché Dio lo prese. Enoch fu rapito, ma non perché correva o perché volava, camminava. Almeno questo, camminare con Dio. Camminare vuol dire ogni giorno affidargli la nostra vita a Lui, ogni giorno conoscere la Sua parola, ogni giorno pregare, ogni giorno, non per delle circostanze che lo cerchiamo, ma lo cerchiamo come quotidianità. Questo vuol dire camminare, questa è la parte più difficile, che tante volte ci affatica. Ed è lì che dobbiamo noi ritornare di nuovo, al primo amore. E questo vuol dire ritornare al primo amore. Dio non ti chiede sacrifici, ma vivi la tua vita con Gesù, camminando con Lui non ti stancherai e alla fine il Signore ti porterà con sé. Quindi fermiamoci, facciamo silenzio davanti a Dio, riprendiamo nuove forze e poi andiamo avanti. Non ignoriamo quindi le risorse di Dio, sappiamole afferrare, sperando e pazientando, solo così riceveremo come le aquile forza e vigore. A me, Amen. Andiamo a alzarci un attimo, voglio pregare. Per quanti ancora...